No, è un'iniziativa assolutamente intelligente che fa parte del nuovo inizio che sta avendo la Fondazione MEN con la direzione di Claudio Trincali, in una eccellente unione di intenti con la Fondazione Gatto presieduta da Filippo Trotta. Mi sembra un matrimonio assolutamente provvido. L'idea è assolutamente intelligente, ospitare un artista che lascia un'opera d'arte poi alla città che l'ha ospitato. Con questo artista, così come ha detto il presidente Trincali, c'è un'attenzione particolare all'inciampo che si ha nelle cose che molte volte ci passano sotto gli occhi senza che noi ce ne accorgiamo. Io in un viaggio a Berlino ho avuto modo di verificare un'ipotesi analoga di un artista, Dunning si chiama, che ha immaginato le pietre d'inciampo. Sono dei blocchetti in una pavimentazione di porfido, c'è cioè ogni tanto un blocchetto di ottone che reca scritti i nomi delle persone deportate proprio in quell'edificio, in quel momento, in quel palazzo durante. E così questo è un modo di evidenziare aspetti che molte volte passano inosservati sotto il nostro sguardo distratto. E un'ultima osservazione, questa modalità di scambio ospitalità opera d'arte, anche io ho avuto la fortuna di essere ospite a Berlino, da giovanissimo ero a Berlino per motivi di studio e fui ospitato da Paolo Calzolari, che è un esponente importantissimo dell'arte povera italiana. Lui era ospitato da Berlino Ovest per un anno intero, con l'unico obbligo di lasciare poi un'opera d'arte alla città. Ecco, noi intraprendiamo questa iniziativa che potrà arricchire Salerno di opere della contemporaneità a costo sostanzialmente zero, con un'azione di presenza critica e presenza artistica nella nostra città, e credo che tutto questo si ascriva alla capacità e all'immaginazione della Fondazione Menna e della Fondazione Gatto. Di Fondazione Menna e Fondazione Gatto e Salerno Apartment, che ci ha messo a disposizione la residenza in cui sarà ospitato gratuitamente l'artista. Questa è una prima iniziativa, coincide con la ripresa di attività della Fondazione Menna, che ha completato i lavori al suo interno e che quindi si appresta, diciamo così, a proporre alla città, ai salernitani, un programma di attività a largo raggio sui vari settori artistici, a cominciare ovviamente dall'autunno. Questo è residenza d'artista, è un po' un esperimento che stiamo facendo, perché consiste in una visione dell'arte non in senso utilitaristico e personale, ma in senso più sociale, nel senso che è un'arte che serve a denunciare quello che non va. Perciò abbiamo scelto Isaac Cordal, che è un artista visuale che attraverso le sue opere fa vedere quello che magari non vediamo o che magari ci passiamo continuamente attorno senza più accorgercene. Diciamo che l'arte quindi adempie a questa funzione di svelare quello che è coperto, e nello stesso tempo adempie anche a una funzione di un lascito, nel senso che non viene un artista, fa vedere le sue opere e se ne va, e quindi la cosa consiste solamente in uno scambio visivo. In questo caso c'è uno scambio più reale, nel senso che l'artista lascia la traccia sul posto di quello che ha visto, di quello che ha pensato, di quello che ha fatto e di quello che ha realizzato, e la lascia alla città. Questo modo di pensare è il mio e anche quello di Filippo Trotta, il presidente della Fondazione Gatto, e che con Salerno Apartment ci ha permesso di realizzare insieme, speriamo con il sostegno del Comune di Salerno, questa prima iniziativa. Ne seguiranno delle altre, ma ovviamente adesso incombe l'estate, quindi ci vedremo in autunno, insomma.